Chissà dove sarà Pocoyo oggi. Pocoyo! Oh cielo, Pocoyo! Mamma mia, che spavento terribile! Ah certo, è il tuo nuovo gioco, vero? Molto divertente. Ah già. E ora dov'è andato? Ah, oh, 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 me l'ha fatta di nuovo! Ti eri nascosto proprio bene, eh? Ah. E adesso cosa ti frulla in testa? Ma Pocoyo! Credo che Pocoyo vorrebbe che tutti voi faceste bu insieme a lui. Pronti? Uno, due, tre. Però Pocoyo non a tutti piace giocare a Boo. Non farei spaventare anche Lula ora, vero? No! Oh, meno male. Oh no! Oh, povera Lula! Pocoyo, non dirmi che stai pensando. Shh. Oh no! Vuoi che Pocoyo ti faccia bu un'altra volta? Che ti stai divertendo un mondo, non è vero? No, Pocoyo, ti prego. Lo sai che Pato è molto sensibile. Non credo che dovresti... Oh, Pato, ti ha spaventato a morte. Via libera? Oh, molto bene. Una bella doccia rilassante. Eccoci in fondo al mare. Si dovrebbe finalmente poter stare in santa pace, Pato. Ma non è possibile! Ah, bene! Dell'acqua! Senti, Pocoyo, io penso proprio che tu ora stia esagerando un pochino, non credi? Io? No! Oh, povero Pato! Qualcuno di voi può dire a Ellie perché Pato è così terrorizzato? Ho paura! Pocoyo l'ha spaventato! Vuoi che noi tutti insieme diciamo bu? Ok, pronti? Uno, due, tre.
Pinocchio, bisogna imparare a saper accettare lo scherzo. Se ti diverti a fare bu, devi poi lasciare che anche gli altri lo facciano a te. Ricevere uno scherzetto non è poi così male. Anzi, ci si può divertire davvero come matti. Pato, vuoi fare bu anche tu? Mamma mia, che spavento! Evviva Pocoyo! Evviva Pato! Evviva i giochi! Oh! Anche questo non era male, no? Ciao, ciao! Alla prossima! Che rumore è? Ah, si parte all'avventura nello spazio infinito! Ciao, Pocoyo! Ciao, Pato! Ciao! Che c'è, Pato? Vuoi guidare tu il Vamoosh? Oh, mamma, Pato! Potete per favore dire a Pato di fare attenzione? Stai attento, Pato! Forse quel pezzo non era così importante. Di nuovo? Forse lo era. Oh! Oh! E adesso ti tocca cercare quel pezzo mancante del Vamoosh. Credo che Pato stia dicendo che vuole cercarlo dall'altra parte, Pocoyo. Ah! Cos'è stato? Pato ha sentito un rumore molto strano, Pocoyo. Forse te lo sei solo immaginato, Pato. No, non te lo sei immaginato per niente. È un alieno. Affatto che Pato abbia visto un alieno. Diciamolo tutti a Pocoyo che anche noi l'abbiamo visto. Sì! C'è davvero un alieno! Pato! Pato! Qualcuno di voi può dire a Pocoyo dove si trova l'alieno ora? Ce l'ha in testa! Ehi!
pezzo mancante del Vamoosh! Ecco perché continuava a rincorrerti, Pato! Stava cercando di restituirtelo! L'anguria! Il tuo frutto preferito! Sembra proprio che tu abbia conquistato un'amica speciale, Pato! È l'ora del sonnellino. Non preoccuparti, Pato. Puoi tornare un altro giorno dalla tua nuova amica. Devi solo imparare a guidare un pochino meglio. Solo un pochino. Che carino! Evviva Pato! Evviva Pocoyo! Evviva le nuove amicizie speciali! Ciao ciao, alla prossima! La pozione di Halloween! Ah, che mostri spaventosi! Dolcetto scherzetto! Giusto, è Halloween! Avete scelto dei travestimenti fantastici. Siete un gruppetto piuttosto terrificante. Ciao, Ellie! Ellie la strega sta preparando una spaventiliziosa pozione con zampe di ragno, code di lucertola e broccoli. Oh, no! Ah, è solo zuppa di zucca! Mmm, deliziosa! Ancora, 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 ancora! Pato, credo che abbiate dimenticato Bruco! Di più? Attenti, ragazzi! Un mostro! Un mostro! Il mostro è sparito! Dov'è andato? Pato, dice la verità! L'ho visto anch'io! Era enorme e spaventoso! Quindi non ci credete? Dolcetto scherzetto! Oh, accidenti! Non ci hanno creduto! Bene, il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Dolcetto scherzetto! Sì! Emily? Attento, Fred! Una strega! Che paura! Oh, a te non fa paura, vedo. Fred, guarda, arriva un mostro! Questo è terrificante sul serio! Wow, non sei uno che si spaventa facilmente, Fred. Alle tue spalle, Fred, c'è un vampiro!
Oh no, è il terribile vampiro Pato! Bruco? Ehi, ascoltate ragazzi, abbiamo visto di nuovo il mostro! Non ci crederete di sicuro e... No, ascoltate, aspettate, dovreste ascoltare, vi prego! Oh no, sono andati via di nuovo! Pato, lasciami spiegare, io so chi è il mostro! No, Pato, aspetta, posso spiegarti tutto! Il mostro è... Pato, fermati! Io so cosa sta succedendo! Sto cercando di dirti che Bruco è... No, non hai capito, Pato! Pato, quello che sto cercando di dirti è che il mostro è Bruco! Sì, l'ho vista trasformarsi! Sì, Pato, Bruco! Coraggio su, Bruco! Mostra a Pato come fai! Hai visto? Bruco è il mostro. Vi prego, dovete crederci. Il mostro è Bruco. Bruco, sai cosa fare. Capite ora? Per qualche strano motivo Bruco si trasforma in un mostro dopo aver bevuto la zuppa di zucca. Bruco, credo che il problema sia che la zucca non fa proprio per te. Ora basta. Oh, povero Bruco, adora quella zuppa di zucca. Guardate, Ellie ha ragione. Potrebbe provare la zuppa di pomodori. Niente, fantastico! D'ora in poi solo zuppa di pomodori per Bruco. Un urrà per gli amici e un urrà per Halloween! Ciao, ci vediamo presto! Racconti di Halloween. Ciao ragazzi! Ciao! Da quello che vedo, vi siete già travestiti per Halloween? Ciao Nina! E il tuo costume? Non sai cos'è Halloween? Halloween è una notte molto speciale in cui tutti si divertono cercando di spaventarsi a vicenda. Una mummia terrificante! Un lupo mannaro! E un pirata fantasma! Che c'è, Pato? Stai per raccontare una storia dell'orrore? Molto bene, sentiamola! C'era una volta un vecchio pirata. Il pirata navigava per un oceano molto, molto oscuro. Trasportava un baule che era stracolmo di... lecca-lecca di ogni tipo! All'improvviso, dalla nebbia apparve... una nave fantasma! Il
pirata fantasma mandò un polpo gigante a rubare il baule. Trasformò tutti i lecca-lecca in lecca-lecca fantasma. Suppongo che non vi abbia fatto molta paura, vero? Pocoyo, ci vuoi provare tu? Sì! C'era una volta un bambino del tutto normale che durante la luna piena si trasformava in un terribile, spaventoso e cattivissimo lupo mannaro! Il lupo mannaro voleva solo giocare con il bastone. Provare tu? C'era una volta una mummia che in una notte buia e tempestosa si recò al cimitero a fare un picnic con le sue bambole. E quando sentì una strana e inquietante melodia, fecero tutti una festa di ballo zombie! Nina non fa per niente paura. Oh! Chi sarà? Dolcetto o scherzetto? Ora sì che ha preso uno spavento! Buon Halloween a tutti! Della zucca, ha, 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 ha.
vestito di blu color rosso, di chi sarà? È il polpo mostruoso e canta molto male. Dito azzurro, dito azzurro, di chi sarà? Dito azzurro, Frankenstein, Pocoyo, tutti a giocare. Questo giorno mostruoso è meraviglioso. Siamo mostri colorati, andiamo. Ciao Pocoyo! Non sono Pocoyo! Sono Pocoyo, il super inventore! Oh, capisco, sei un super inventore! Pocoyo, il super inventore! Yay, 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 yay! Vorresti mostrarci qualcuna delle tue invenzioni? Peterina, questo è un oggetto fantastico. A che cosa serve? Oh! Rotto? Sì, lo vedo anch'io. È rotto. Ecco qua un'altra invenzione. A che cosa serve? Non è finito. Pocoyo, mi domandavo se non hai qualche altra invenzione, magari una che hai ultimato o che funziona. Oh, ok, da quella parte. Wow, ma questa è incredibile! Una super invenzione! Perbacco, è una macchina per il teletrasporto! E... puoi farci vedere come funziona? Volontari! Eccolo qua! Ottimo! Pato, Pocoyo ha costruito una macchina e vorremmo provarla. Ci stavamo chiedendo se tu... sì, ecco, se hai voglia di aiutarci. Aspetta! Tu fermo qui, ok? Capito, è un'altra delle tue invenzioni. Incredibile, è una macchina che legge nel pensiero. Leggiamo la mente di Pato e scopriremo se vuole prendere parte all'esperimento. Pato dice sì. Ho paura che abbiamo finito i volontari. Ben fatto, Ellie! Abbiamo recuperato il volontario! Che strano, avrebbe dovuto essere già qui. Oh no, la macchina!
cabina del teletrasporto ha un virus e Pato è rimasto bloccato all'interno. Dobbiamo aiutarlo a uscire. Dobbiamo tirare fuori Pato. Non appena Pocoyo ce lo dice, dobbiamo premere questo pulsante per fare ritornare i nostri amici. Ora dobbiamo solo trovare Pato. Ma il mondo è così grande, non riusciremo mai a trovarlo. Oh, eccolo! E il virus lo sta inseguendo. Corri, Pato, corri! È andato in pezzi! Oh no! Si sta ricomponendo! Che cosa vuoi dire, Pocoyo? È il momento di avvisare il bruco. Va bene, ci penso io. Bruco, ricordi ciò che ti ha spiegato Pocoyo poco fa? Bene, ora devi premere il pulsante. No, no, concentrati, Bruco. È molto importante, devi premere il pulsante. No, Bruco, non quel pulsante. Devi azionare l'interruttore rosso, quello che vedi dietro di te. No, Bruco, ti devi concentrare. Coraggio, Bruco, il pulsante grande è quello rosso. Pulsante rosso! Esatto, Bruco, il pulsante rosso. No, no, Bruco, devi premere il pulsante rosso. No! Ma Bruco, dobbiamo far ritornare i nostri amici! Giusto in tempo! È stato molto emozionante! Urrà! Oh! Il virus è ancora qui! Ben fatto! Così è molto meglio! Lo scivolo, che paura! Non c'è nulla di meglio di una bella giornata di relax. Correte! Correte! Qualcuno di voi può dire a Ellie e a Pato che cosa devono fare? Correte di qua! Un'altalena! Che bello! Wow! E seggiolini per dondolarsi! E una giostrina! Oh,
Oh, qui sì che ci divertiamo. Oh, uno scivolo. È uno scivolo gigante, caspita. Sei molto gentile, Pocoyo, a lasciar passare Ronfottino prima di te. Va bene, Ronfottino, sì? Sì, ti vediamo. Stiamo guardando. Coraggio, vai! Qualcuno di voi ci può dire a chi tocca adesso andare sullo scivolo? A Pocoyo! Tocca a Pocoyo! Giusto, tocca proprio a Pocoyo! Pocoyo? Pocoyo! Dove stai andando? Sei proprio sicuro che ti stai divertendo, Pocoyo? Sei sicuro che non vuoi provare lo scivolo? No. Neanche un pochino? No. Hai paura di quello scivolo, Pocoyo? No. Così si fa. Oh no, Pocoyo! Che dici, Ellie? Stai dicendo che hai un po' paura di andare sullo scivolo? Se solo ci fosse qualcuno che potesse andare sullo scivolo con lei. Ma chi? Qualcuno di voi pensa che Pocoyo possa aiutare Ellie a prendere coraggio scivolando insieme a lei? Sì, la può aiutare! Bravi!
Bravissimo, Pocoyo! Ce l'hai fatta! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! C'è luna piena e i mostri si svegliano. Sono i mostri più ballerini che ti invitano alla loro festa. Per questo non aver paura, se non balli, se non zombie! Halloween disco, Halloween disco, non sei un fantasma, muovi le tue ossa. Halloween disco, Halloween disco, con questo ritmo balli di paura. Oggi i pipistrelli escono dalla caverna, vieni qui ad ascoltarli, grideranno dolcetto scherzetto per ricevere i dolcetti. Per questo non aver paura, se non balli, se non sorri. Halloween disco, Halloween disco, non sei un fantasma, muovi le tue ossa. Halloween disco, Halloween disco, con questo ritmo balli di paura. E scheletri, tutto il mondo scende in pista. Oggi moriamo da ridere. Halloween disco, Halloween disco, non sei un fantasma, muovi le tue ossa. Disco, Halloween disco, con questo ritmo balli di paura. Halloween disco, Halloween disco, non sei un fantasma, muovi le tue ossa. Disco, Halloween disco, con questo ritmo balli di paura. Ciao Pocoyo! Ciao! Che cosa fai? Segui le tracce di qualcuno? Chi avrà lasciato quelle impronte? Sono piuttosto piccole. Forse lo so. Sono esattamente della misura del piede di Pocoyo. Qualcuno aiuta Pocoyo a capire chi ha lasciato quelle impronte? Pocoyo! I piedi di Pocoyo! Esatto! Pocoyo, stai seguendo le tue stesse tracce! Ma cos'è? Guarda! Ci sono altre impronte! E chiunque le abbia lasciate era scalzo. Anzi, ha delle zampette al posto dei piedi. Chi ha lasciato quelle impronte? Ne sai qualcosa? Le hai lasciate tu, per caso? Qualcuno aiuta Pocoyo a scoprire di chi sono quelle impronte? Un cane, Luna! È vero, sono di Luna. Già, talvolta ci lasciamo dietro tracce o impronte, come quando camminiamo sulla sabbia in spiaggia.
Beh, queste sono proprio misteriose. Chi o cosa pensate le abbia lasciate? Rotonde! Sì, sono rotonde. Grandi! È vero, sono anche grandi. Molto più delle tue, Pocoyo. Un grosso piede tondo. Chi sarà mai? Pocoyo, chi potrebbe aver lasciato quelle tracce? Qualcuno sa dire a Pocoyo chi può aver lasciato quelle grosse impronte rotonde? Ellie! Già, è stata Ellie, l'amica di Pocoyo. Ciao, Ellie! Hai proprio un bel piedone, Ellie. Oh, ecco qualcuno che lascerà delle impronte molto particolari. Ciao, Pato! Vai a nuotare? Di impronte sono queste? Grandi! Eh sì, chiunque le abbia lasciate ha un bel piedone. Ancora più di Ellie. E ha anche un piede palmato. Chiunque sia stato, sicuramente non era un bambino, un cane o un elefante, vero Pocoyo? Chi sarà stato? Mostro! Oh no, Pocoyo! Non penso che fosse un mostro! Pocoyo? Pocoyo? Se guardi bene... Sì, il mostro sembra vicinissimo, ma... Davvero? Non devi avere paura! Guarda, Pato! È strano, vero? Le impronte sono proprio dietro di te! Vedi chi ha lasciato quelle brutte impronte? Qualcuno sa dire a Pocoyo a quale piede appartengono quelle impronte? Sono di Pato! Pato! Le ha lasciate proprio Pato, con le sue pinne, mentre andava a nuotare. Evviva Pocoyo! Hai risolto il mistero del grande mostro! Bravissimo! Ciao ciao, alla prossima! Lo spaventoso spettacolo di Pocoyo e Nina. Guardate, ecco i nostri amici. Ciao a tutti! Dove andate? Oh, capisco! Avete i biglietti per lo spettacolo di Halloween di Pocoyo e Nina! Che emozione! Magnifico! È tutto pronto per dare inizio allo spettacolo.
Pocoyo, Nina, il pubblico è già in sala. Siete pronti? Perfetto! Allora, che lo spettacolo abbia inizio! Sembrano molto spaventati. Temo che oggi ci sia un pubblico molto esigente. Piano B. Piano B? Ah, Pocoyo e Nina hanno preparato un piano alternativo molto più terrificante. Dice che sta per cominciare il vero spettacolo di terrore e paura. Pocoyo! Thank you.
Sì che fa un sacco di paura. Ma chi è che fa muovere gli scheletri? Nina! Nina! Sei proprio tu che fai muovere gli scheletri. Pocoyo! Pocoyo? Ma se non è Pocoyo e neppure Nina, allora chi è che li fa muovere? È la compagnia teatrale itinerante dei fratelli Chihuahua. Teatro, feste di compleanno, battesimi, funerali. E quello è il loro biglietto da visita. Quindi questo numero di danza fa parte del loro repertorio artistico. Sembra che sia arrivato il momento di partire. Lo spettacolo deve continuare! Ma lontano, molto lontano da qui! Questa avventura è stata terribilmente magnifica! Ciao ciao, a presto! Ciao, Pocoyo! Ciao! A cosa giochiamo oggi, Pocoyo? Sì, anch'io la vedo, Pocoyo. È qualcosa che luccica. Non sono sicuro che Pocoyo sappia di cosa si tratti. Qualcuno sa dirgli cos'è? Proprio così, una chiave. Chissà quali sorprese potrebbe schiuderci. Che emozione! Già, e se non fosse che ormai sono diventato saggio,
La scambierai per la chiave di uno di quei forzieri in cui i pirati nascondevano il loro tesoro. Tesoro? Tesoro! Tesoro? Tesoro, tesoro! Tesoro, tesoro! Incredibile! Sembra... è proprio il buco di una serratura, Pocoyo! Tesoro? Fai un tentativo. Beh, non sarà un tesoro, ma... non ho mai visto niente del genere prima d'ora. Ciao! Tesoro? 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 Veramente non ci sono tesori qui. Scusaci se ti abbiamo svegliato, Ronfotto. Chiave! Chiave! Tesoro! Tesoro! Chiave! Tesoro! 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 Aha! Un altro buco di serratura! Non sapevo che avessimo uno scantinato. Tesoro! Tesoro! Tesoro, tesoro, tesoro! Tesoro, tesoro, tesoro! 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 Pato! Sorpreso di vederci, Pato? Tesoro, Pato! Tesoro, tesoro! Emozionante! Forza, usa la chiave! Sono finiti in fondo al mare! Tesoro! Direi che più in giù di così proprio non potete andare! Non ci credo. Guardate! Tesoro! Sapete, forse è davvero il tesoro. Dopo quello che ho visto oggi, niente può sorprendermi. Forza, Pocoyo, aprilo! Cosa ci sarà dentro? Dolci, giocattoli. Cosa può essere il tesoro? Cos'è? Che c'è dentro? Perché non andate tutti a vedere, così poi mi dite cosa c'è nel forziere? Solo tante chiavi! Tesoro! Non potevamo trovare tesoro migliore dopo il divertimento di oggi, vero? Continuate ad aprire porte,
a fare domande e a esplorare il vostro mondo. È la chiave di tutto. Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Ciao Pocoyo! Ciao Lula! Ciao! Pocoyo, ma che fai? Ho capito! Hai un nuovo amico, eh? Sai come si chiama questa deliziosa creatura? Potete aiutare Pocoyo? Qualcuno sa dire a Pocoyo cos'è? Giusto, è una farfalla. Farfalla! Oh, la farfalla è volata via di nuovo. Farfalla! Aspetta, Pocoyo, potresti... Dicevo, Pocoyo, forse è più facile se... Pocoyo? Pocoyo, aspetta! Potresti... Farfalla! Uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro... Oh, ecco Pato due, che fa tre, ginnastica! Pocoyo, dovresti stare un po' più... Farfalla! Farfalla! Tranquillo. E ora dov'è Pato? Pato? Oh, Pato, eccoti qui. La farfalla è andata da quella parte. Su, vediamo un po' dove è andata la farfalla stavolta. Ecco Ellie che fa un bel pisolino al sole. Pocoyo, posso darti un consiglio? Ah, eccola! Farfalla! 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 Cosa vorrà dire Ronfotto facendo shhh? Qualcuno sa dire a Pocoyo cosa intende Ronfotto quando fa shhh? Silenzio! Non fare rumore! Shhh! Giusto!
Ottimo lavoro, Pocoyo! Significa silenzio. Bella idea! Infatti, anch'io stavo cercando di suggerirti proprio questo prima, quando... Oh sì, scusa, il fatto è che la farfalla si spaventa con questo baccano. Giusto, meglio non fare rumore, così la farfalla non si spaventa. Bravo! Evviva Pocoyo! Giusto, scusate, evviva Pocoyo! Ciao, alla prossima! Lo speciale di Halloween con Pocoyo e i suoi amici! Guardate, sono Pato e Pocoyo! Ciao! Che state facendo fermi lì? Dolcetto scherzetto! Oh, capisco! Siete in giro a fare dolcetto scherzetto e state per bussare alla porta di questa sinistra casa per chiedere dei dolcetti! Dolcetto scherzetto. Pato, Pocoyo ha ragione. Se volete dei dolcetti, dovete essere coraggiosi. Benissimo, sei molto coraggioso, Pato. Beh, è piuttosto accogliente. Bene, dunque ora cosa dovremmo fare? Dolcetto scherzetto. Va bene, allora entriamo e chiediamo dei dolcetti. Pato ha ragione, credo. Forse dovremmo chiudere la porta e tornare paura, indietro perché... Paura! Stai dicendo che noi due siamo dei fifoni e abbiamo paura. Bravissimo, Pato, una mossa da gran temerario. Ora prendi un po' di quei dolcetti e andiamocene subito via di qui. Che strani dolcetti! Forse sarebbe meglio dare un'occhiata in giro. Pato, vieni! Forza, Pato! Sali anche tu! Crede sia meglio dare un'occhiata al piano di sopra. Cos'è quello? Oh, mamma! È un corvo! Ah!
davvero spaventoso! Uccellino! Oh, quindi era soltanto un uccellino. Visto, Pato, non c'è niente di cui aver paura. Credo che Pato voglia proseguire per conto suo. Andiamo, Pato, non ti arrabbiare. È Halloween. È normale spaventarsi per qualcosa, specialmente in case strane e inquietanti come questa. Che succede, Pato? Oh, c'è un ascensore. E sembra ci sia qualcuno dentro. Oh, ma sono Ellie, Nina, Lula e Roberto. Oh, Pato. Pato, aspetta. Dove corri? Pato, lascia che ti spieghi. Oh, no. C'è un fantasma! Pato, cerca di calmarti. Sono sicuro che ci sia una spiegazione per questo fantasma. Sì. Fa un bel bagno e rilassati. Ecco così. Un bel bagno caldo ti farà bene. Oh, ciao, Fred. Eri tu, allora? Pato, fermati! Oh no! Di nuovo quel fantasma! Oh, ma è Ronfotto! Ronfotto! Visto, Pato? In fondo ogni cosa ha una spiegazione. Si trattava semplicemente dei nostri amici travestiti. Pato, dietro di te! Ci sono! Ah, ci sono dei veri fantasmi! E sembrano... beh, sembrano piuttosto simpatici! Fantastic little haunted house, haunted house, haunted house, haunted house, haunted house. Where all the ghosties are all very friendly. Come to the little haunted house, haunted house, house. Where all of the monsters joke and laugh and have some fun. Bene, questa è stata un'avventura spaventosamente divertente. Ciao ciao, ci vediamo presto! Ciao Pocoyo! Ciao! Mm.
sì, una scatola. Che cosa meravigliosa è una scatola. Ci si possono fare così tante cose. Una scatola si presta a tanti usi. Pocoyo gioca facciamo finta che con la scatola. Cosa stai fingendo che sia, Pocoyo? Qualcuno sa dirmelo? Pocoyo finge che la scatola sia... Sì, una macchina! Scatola macchina! Oh, Pocoyo, guarda! Scatola macchina! Brum brum! Guarda, la tua scatola automobile si muove da sola, come una vera macchina. Pare Ellie ha in mente un altro impiego per la scatola. Ora è un tavolo. Certo, è strano come tavolo. La scatola è scappata ancora. Anche Pato ha un'idea su come usare la scatola. Vuole salirci sopra per raggiungere quella stupenda mela. No! Ops! Sì, ecco, temo che questa scatola sia diversa dalle altre. Sapete perché continua a scappare? Vi darò un indizio. C'è qualcuno dentro alla scatola. Qualcuno di molto, molto amichevole, con le orecchie flosce e la coda che non sta ferma. Indovinato di chi parlo? E voi, bambini? Qualcuno di voi sa dire ai nostri amici cosa o chi si nasconde nella scatola e la fa muovere? È Lula! Lula? C'è sempre stata Lula nella scatola. Sapete? Credo che Lula sia innamorata della scatola. Non può
Possiamo fare qualcosa con la scatola che permetta a Lula di passarci più tempo? Beh, questo dimostra che una scatola può essere tante cose per tante persone diverse o anche per tanti cani diversi. Evviva Pocoyo! Evviva le scatole! Un urrà anche per te, Lula! Ciao ciao! Alla prossima! Guardate, Pocoyo, Pato e Ellie costruiscono una torre. A turno mettono su i cubi. Ciao a tutti! Ciao! Oh, crolla! Oh. Scusate! Pocoyo. Ora tocca a Pato. Pocoyo ha messo il suo, Pato anche. E ora a chi tocca? Sapete dire a Pocoyo a chi tocca? Che starnuto! Pazienza, proviamo a ricostruire la torre. Fatto, Pato! Adesso tocca a Ellie. Ellie! Mi sa che starnutisce di nuovo! Oh no! Ok, si riprova. Coraggio. Andiamo. Pato? 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 Dov'è Pato? Tu lo vedi, Pocoyo? Pato! L'hai trovato! Bravo! Si riprova, vero? Coraggio, Pato! Pato! Pato!
Povero Pato! È tutto a posto? Oh, Pato, non è il caso di fare così! Ma Pato, Ellie non starnutisce apposta! Alle persone e agli elefanti a volte vengono gli starnuti, ma non possono farci nulla. Credo che Pocoyo voglia aiutare Ellie. Sei gentile, Pocoyo. Penso che Ellie non stia molto bene. Forse Ellie non ha proprio voglia di giocare. Pensiamo un po'. Dove dovrebbe stare se non si sente bene? Sapete dire a Pocoyo dove può andare Ellie per stare meglio? A letto! Sì, Ellie dovrebbe mettersi a letto. Riposare fa molto bene quando si ha il raffreddore. Infatti, Ellie starà meglio se farà un riposino. Sì, ora potete costruire la vostra torre senza che nessuno ve la butti giù. Oh no, temo che Pato abbia preso il raffreddore da Ellie. Attenzione! Ok, ciao ciao, alla prossima!